Vulnerabilità familiare, perché non si tratta solo della povertà relativa. Guardate che succede alle famiglie monogenitore. Queste sono in costante aumento e questo significa che si moltiplica la richiesta di abitazione. Guardate, ormai le famiglie italiane sono composte ovviamente da 2,4 componenti, si diventano sempre più strette, hanno sempre più bisogno di nuove unità abitative. E poi abbiamo le persone sole. Guardate, le persone sole non sono poche, perché intanto crescono continuamente. Le troviamo al 9% fra i 45 e i 64 anni, ma quando andiamo oltre ai 65 anni, queste, vedete, cominciano a sfiorare il 30% di persone anziane sole. L'immigrazione, questo è un dato conosciuto, però tocca fare i conti con questo. 3 milioni di unità. 2007, sono ormai il 5% della popolazione nazionale. E intorno all'abitazione, come intorno al lavoro, ma intorno all'abitazione forse ancora di più, si gioca gran parte dei processi di integrazione, di costruzioni, di percorsi di cittadinanza per questi immigrati. 5% della popolazione. Studenti fuori sede. Studenti fuori sede, 2007-2008, l'anno accademico 2007-2008, 637.000. I posti letto totali disponibili ci risultavano 54.000, è una domanda, questi producono una tensione abitativa sul mercato fortissima, che si va, prima era concentrata in poche città, come sapete le città universitarie si moltiplicano, quindi è un tema che riguarda sempre più persone. Il tema dei giovani, 51%, questa è una cosa che, i giovani che sono a casa, no? Non è. Beh, il 51% dei giovani occupati tra i 18 e i 34 anni è a casa con i genitori, più della metà dei giovani che lavorano è a casa. Mobilità lavorativa, ancora un problema. In Italia cambiano residenza lo 0,4% della popolazione ogni anno, la popolazione fra i 15 e i 64 anni. In Germania è l'1,4%. 2,1 in Francia, 2,3 nel Regno Unito, 3% negli Stati Uniti. Quanto di questa scarsa mobilità è dovuta anche al problema della difficoltà di trovare alloggi? O anche al fatto che ci sia una percentuale così alta di proprietari in Italia che hanno più difficoltà a muoversi, cambiare lavoro e poi cambiare casa? Città e questione abitativa. Questo una cosa che certo nei comuni è molto avvertita, il tema di cui noi parliamo ha un impatto, sta avendo e avrà un grandissimo impatto sul disegno delle nostre città. Il funzionamento del mercato delle abitazioni ha prodotto fenomeni simili, in alcune città comunque un forte svuotamento dei centri storici, un cambiamento della destinazione d'uso, lo spostamento nella cintura in zone periferiche o in comuni che ruotano intorno alla città, problemi di grandissima tensione dal punto di vista della mobilità sociale, centri storici abbandonati che diventano un problema anche proprio di tenuta di quei tessuti sociali. Insomma, la questione abitativa è un'emergenza, ma o piuttosto è proprio una questione di medio-lungo periodo, è proprio un tema intorno al quale crescono, si sviluppano un disegno di città, una modalità di convivenza, un disegno dei servizi. Ecco, queste sono le domande, no? È il percorso lungo le domande, la nuova domanda sociale, le nuove domande sociali che si vanno costruendo. Il nostro documento contiene anche una parte anche dell'elaborazione sulle risposte, i casi dei comuni, eccetera, eccetera. Certamente quello che noi dobbiamo, poi immagino siano le riflessioni dei prossimi giorni, è cercare di trovare delle soluzioni che siano all'altezza delle domande. Non ci troviamo di fronte a un problema semplice. Non è un problema che può essere risolto con una sola leva, c'è bisogno di più leve, non è un problema che può essere risolto da un solo livello istituzionale, nel senso che ha bisogno di più livelli istituzionali che intervengano, non è un problema che può risolvere solamente il pubblico.
non è solamente la sfera pubblica che può, le istituzioni pubbliche che possono risolvere questo tema. Noi abbiamo studiato, abbiamo visto una serie di casi realizzati, insomma, di esperienze realizzate da alcuni comuni, le abbiamo trovate qui. Devo dirvi che queste esperienze sono interessanti, intorno a queste, da queste esperienze abbiamo anche ricostruito, abbiamo chiamato i quattro pilastri del social housing, cioè di un intervento un po' complessivo sul tema dell'abitazione. Il primo punto, lo dico, è il primo pilastro è social housing, un intervento sulla questione abitativa deve avere un preminente interesse pubblico. Preminente significa che poi non interesse pubblico, sono altri interessi, per carità, no, non è questo, ma tenete conto che noi affrontiamo una grande questione nazionale dal punto di vista, ripeto, della competitività del paese e della sua coesione sociale. Il secondo punto è importante avere di fronte non solamente, non tanto le emergenze abitative, ma avere presente l'area grigia, i 3 milioni e 3 di individui che sono in quest'area, in quest'area grigia, di persone che hanno difficoltà ad accedere al libero mercato. Il terzo aspetto che abbiamo visto emergere, appunto, è che questo è un grande terreno di sussidiarietà orizzontale concreta, un principio costituzionale importantissimo, di partecipazione anche della società, dei soggetti sociali, ai processi di la soluzione di problemi, interesse collettivo. Questo è un tema sul quale è molto importante la cooperazione fra attori pubblici, privati e no profit. Il terzo, mi sembra importante, il terzo pilastro è quello di non dimenticare mai che questi interventi non sono interventi solamente solo di natura finanziaria, che c'è, di tipo immobiliare, che pure c'è, ma devono aver presente sempre anche la loro dimensione sociale. La casa è troppo importante per essere lasciata solamente ai costruttori di case. È un aspetto, ripeto, che entra in uno snodo fondamentale della nostra convivenza. Ecco, trovate le esperienze di alcuni comuni. Adesso i quattro pilastri che abbiamo trovato sono presenti in varia misura qui dentro. Io devo dire la verità, cioè i comuni, come al solito, si sono mossi. Hanno dimostrato, come al solito, la creatività, la capacità di innovare, la capacità di muoversi su territori di frontiera, di mettere insieme le risorse. È consolante, è un aspetto che suscita ottimismo, però diciamo la verità, di fronte alla dimensione dei problemi che abbiamo visto, non può bastare questo. I comuni non possono essere lasciati soli, ma devono trovare anche... Questo è un percorso che va fatto, ripeto, con gli altri livelli di governo, con le istituzioni finanziarie, per dare una risposta all'altezza delle domande che rapidamente vi ho illustrato. Grazie.